Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 24 ottobre 2011. Ultima sera a Tunisi. Un caro saluto dalla Tunisia, da me e dal Riccio di Benvenuti in Italia. Oggi pomeriggio in un bar di Tunisi abbiamo incontrato due giovani blogger, animatori della rivoluzione. Abbiamo chiesto loro se li preoccupa l'esito che sta uscendo dalle urne elettorali, e cioè la grande affermazione di Nahdha, il partito di ispirazione islamica. Abbiamo chiesto loro se questa affermazione che porterà questo partito ad avere la gran parte dei seggi all'interno dell'Assemblea Costituente, deputata a riscrivere le regole del gioco, le regole della convivenza tunisina, li preoccupa sulla possibilità di un arretramento della società tunisina sul piano dei diritti civili, in particolare dell'uguaglianza uomo-donna, della laicità delle istituzioni. I due giovani blogger non hanno avuto dubbi nel dirci che no, non sono preoccupati, perché il popolo tunisino ha dato già un'ottima prova della sua capacità di reagire compattamente sul piano pubblico e politico. I due giovani blogger ci hanno detto che se ciò dovesse in qualche modo paventarsi, un arretramento sul piano dei diritti civili, della laicità dello Stato, il popolo tunisino saprebbe nuovamente occupare le piazze per impedire questo arretramento. Ci ha fatto pensare questo ragionamento a Michel Foucault. Michel Foucault, che diceva negli anni 60: guardate che il potere non sta tutto e solo concentrato nelle istituzioni, guardate che il potere non serve soltanto a controllare e reprimere, guardate che il potere pervade tutta la società, il potere è buono e serve a costruire ciò che vogliamo, il potere è un flusso, è una dinamica. Ecco, questi giovani blogger tunisini ci hanno fatto proprio pensare a questo, alla responsabilità di esserci e di partecipare, di occuparlo permanentemente lo spazio pubblico e politico, di non delegare il potere soltanto attraverso l'esercizio del voto. Torniamo a casa più ricchi, più consapevoli, sapendo che anche noi dobbiamo fare fino in fondo la nostra parte. Uscendo dal ristorante in cui abbiamo cenato questa sera, il proprietario ci ha detto: italiani, buona fortuna. Ed è proprio con queste parole che lasciamo la Tunisia e torniamo in Italia. Italiani, buona fortuna. Tra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Tra 5 minuti comincia la rivoluzione.